L'idea è quella di creare una biomassa compatta e molto sviluppata in grado di competere con le piante infestanti. Qui possiamo vedere come questa biomassa in effetti, vedete, si riesce con difficoltà, addirittura con le mani, ad aprirla. È un insieme, un intreccio di culmi e di carpofori, qui ne vedete uno, cioè i carpofori sono quelle strutture che il trifoglio sviluppa per portare in profondità il capolino, cioè l'infiorescenza ormai già fecondata, che viene ad approfondirsi nel terreno e poi germinerà dopo l'estate quando arriveranno le piogge invernali e autunnali. Chiaramente d'estate, ora tra un mese, dopo la fioritura, come tutte le specie raggiungono la fioritura e poi tenderà a disseccarsi, la senescenza porterà al disseccamento di tutta la biomassa. Guardate quanto spazio è necessario crearsi all'interno di questa biomassa prima di arrivare al terreno. Un terreno che comunque ancora è coperto dai residui colturali dello stesso trifoglio dello scorso anno. Quindi, quando l'acqua, anche di forte intensità piovana, arriverà, non arriverà mai a colpire direttamente il terreno, ma prima dovrà muoversi lentamente all'interno di tutto questo intreccio di fusti fino ad arrivare al terreno. Quando vi arriverà, troverà ancora della pacciamatura morta. Quindi la velocità di infiltrazione di arrivo dell'acqua al suolo, l'intensità della pioggia sarà smorzata dalla copertura e l'infiltrazione sarà invece migliorata dal fatto, ecco qui vedete un terreno protetto anno dopo anno dall'azione battente delle piogge, ben poroso, nel quale si approfondisce meglio l'acqua.